Ben ritrovati a tutti gli amici telespettatori a tenerci compagnia in questo nuovo collegamento. Di nuovo il sindaco del comune di Castellabate, Luisa Maiuri. Sindaco, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a voi. In confronto a 2 mesi fa, dalla nostra prima intervista, come è cambiata? Insomma, se è cambiata, qual è la situazione attuale riguardo il numero di contagiati da Covid-19 nel comune di Castellabate? Rispetto a 2 mesi fa, io credo che la situazione sia un po' peggiorata, perché oggi noi registriamo, ieri sera ho segnalato, ho comunicato la presenza di 34 casi positivi a Castellabate. Però io vorrei fare delle precisazioni. Innanzitutto sono nuclei familiari che sono in isolamento da tempo. C'è da fare una precisazione rispetto alla prima ondata. Io credo che il discorso della variante inglese, perché quasi tutti i contagiati di questo momento abbiano la cosiddetta variante inglese. Noi registriamo che cosa registriamo? Registriamo un processo di negativizzazione molto ma molto più lungo, per cui abbiamo casi positivi di, per esempio, ieri sera ho saputo che si è negativizzato un soggetto che era in isolamento da circa 50 giorni. Quindi è così, il processo di negativizzazione è molto più lungo, per cui si registrano quotidianamente sempre, diciamo, una trentina di casi, ma sono fortunatamente relativi a contatti all'interno, del nucleo familiare, quindi sono circoscritti e sono in isolamento da tempo. E sono sempre gli stessi casi che magari sono appunto in isolamento da tantissimo tempo, quindi si registra questo. E man mano io credo che riusciremo ad uscircene da questa situazione sempre che si mantenga alta la guardia, perché come sai bene, da oggi 26 aprile il decreto di riaperture ha riportato la regione Campania in zona gialla, una zona che però io tengo a precisare non vuol dire tana liberi tutti, perché sicuramente è importante che da oggi ci sia la riapertura, diciamo, a determinate condizioni di molte delle attività che fino ad oggi sono state penalizzate al massimo, e mi riferisco ai ristoranti, ai bar, che oggi questi esercizi che hanno la possibilità di avere degli spazi aperti possono comunque operare sempre nel rispetto chiaramente delle linee guida, dei protocolli imposti dalla normativa Covid, possono, diciamo, riaprire e quindi esercitare queste attività coloro che hanno però spazi aperti, ma è evidente che come così riapriranno musei e altri tipi di attività, delle manifestazioni, delle cerimonie, delle altre riaperture. Però io credo che pensare che zona gialla e riaperture possa significare abbassare la guardia, penso che sia un messaggio sbagliatissimo, sbagliatissimo, perché ancora una volta, se non prevale il senso di responsabilità individuale, noi corriamo il rischio di fare un passo indietro. Sindaco, per concludere e per salutarci, come procede la campagna vaccini nel comune di Castellabate? Diciamo procede bene, perché noi in una settimana abbiamo vaccinato tutti coloro che erano registrati nella piattaforma regionale le due fasce d'età, cioè dai 60 ai 79 anni. Diciamo, abbiamo vaccinato intorno ai più di 400 persone. La percentuale di coloro che hanno rifiutato il vaccino non è altissima, e alcuni però, dopo l'anamnesi fatta sul posto al centro vaccinale da parte dei medici, sono stati rinviati ad un altro vaccino, perché stiamo vaccinando con AstraZeneca. Però
Proseguiremo da oggi con i cosiddetti open days, nel senso che tutti coloro per 3 giorni, oggi, domani e dopodomani, tutti coloro che non si sono non si sono registrati sulla piattaforma regionale, da oggi hanno la possibilità, sempre però rientranti nelle fasce d'età 60-69, 70-79, avranno la possibilità di accedere direttamente al centro vaccinale dove si registreranno in loco e quindi saranno sottoposti a vaccino. È evidente che però se non c'è un'accelerazione anche a livello nazionale, è evidente che dopo questi 3 giorni noi corriamo il rischio, se non abbiamo altre indicazioni, altre direttive da parte del commissario Figliuolo rispetto alle fasce che possono vaccinarsi, noi corriamo il rischio di chiudere per qualche giorno, per cui mi auguro che non succeda questo, perché innanzitutto mi auguro che siano a disposizione a livello regionale i vaccini, ma mi auguro che si possano ampliare le fasce di coloro che possano essere vaccinati. Quindi diciamo procede bene, credo che sia stato fatto un ottimo servizio per la comunità di Castellabate, perché senza disagi tutti quanti hanno avuto e avranno la possibilità di poter direttamente vaccinarsi nel proprio comune. Quindi diciamo prosegue bene e ci auguriamo possa crescere sempre di più il numero di coloro che debbono vaccinarsi. Allora, Sindaco, allora con questo auspicio che ci salutiamo, io la ringrazio nuovamente per essere stata qui con noi e arrivando a un prossimo appuntamento. Grazie.